Abbiamo con noi anche il presidente Aristide Paci. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ricordiamo che è presidente dell'ONAOSI e l'ONAOSI è presente anche con uno stand qui alla prima conferenza nazionale sulle professioni sanitarie. Presidente, un tuo giudizio complessivo su questi due giorni di lavoro? Beh, è un'iniziativa di grande livello. È la prima volta che viene organizzata una manifestazione così importante in un momento certamente delicato che attraversa la sanità italiana e in particolare anche la professione medica. Si annunciano all'orizzonte riforme delle professioni intellettuali. Credo che questa manifestazione possa contribuire in maniera determinante o quantomeno significativa a mandare un messaggio alla parte politica che i medici ci sono, devono essere rispettati, devono avere un ruolo importante nella sanità del nostro paese. Qui a Fiuggi ci sono sindacati, società scientifiche, EMPAM e ONAOSI. Credo che ci sia uno spirito di collaborazione che da tanto tempo non si respirava. Questo è un fatto estremamente positivo. È un lavoro che viene da lontano, molto faticoso, lungo, anche sotto certi aspetti in alcuni periodi conflittuali. Abbiamo trovato, per quanto riguarda l'ONAOSI, una sorta di unità di intenti fra le categorie sanitarie che sono presenti all'interno della Fondazione. Mi riferisco ovviamente, oltre ai medici, ai veterinari, ai farmacisti e agli odontoiatri. Abbiamo impostato insieme un nuovo statuto che riconosce il ruolo degli ordini professionali, perché non può che essere così, ma accanto riconosce la possibilità da parte di tutti gli iscritti all'ONAOSI di esercitare il loro potere elettivo al momento in cui si devono nominare gli organi che dirigono la fondazione. Quindi momenti di coesione che hanno fatto sì che l'ONAOSI uscisse da una situazione di difficoltà lanciata verso il futuro, e questo è merito di quanti si sono adoperati in questa direzione. Con che spirito e con che motivazioni ONAOSI ha scelto di venire anche con uno stand qui a Fiuggi, quindi con una presenza così evidente? Beh, innanzitutto devo dare atto al Presidente della Federazione di questo invito al Comitato Centrale, cosa inusuale per la verità all'interno della categoria, quindi questo è già di per sé un elemento da considerare estremamente positivo. Credo che lo spirito sia quello di essere inseriti a pieno titolo in tutte le manifestazioni che vengono organizzate dalla categoria medica, dalle altre categorie, in modo di far conoscere l'ente e di diffonderlo all'interno dei potenziali iscritti, perché l'ONAOSI è un bene prezioso che è di tutti e non può essere soltanto di qualcuno.